una schitarrata, facciamo non so, un urlo al microfono, chiamiamo il pubblico a raccolta e poi diventiamo magari un oggetto per essere anche mitizzati. E questa è la storia di un lottatore. Se non ci credete, restate qui perché a un lariatto al giorno oggi vi parlo di Kazuya Yuasa. E sicuramente voi sapete chi è, no? Ecco, se non lo sapete, siamo qui apposta per parlarvene, come ogni mattina alle 8, dal lunedì al venerdì, su YouTube e su Spotify. Vi raccontiamo qualcosa riguardo il mondo del puro reso e oggi vi parliamo proprio di Kazuya Yuasa, che è stato scoperto da Jinsei Shizaki ed inizia ad allenarsi nel dojo della Michinoku Pro, prima di debuttare nel 1999. Viene poi spedito, come quasi sempre accade ai lottatori giapponesi di un certo prospetto, alla Toryumon Mexico, dove ha una faida prima con il suo maestro Shinzaki e poi con Minoru Fujita. Nel 2004 prende anche parte alla Super J Cup e alla Young Lions Cup della New Japan Pro Wrestling, quindi insomma sembrava potesse avere un tipo di successo anche al di fuori della Michinoku. A fine anno però, tornato in Michinoku, Yuasa adotta finalmente un nome importante, il nome di Gaina, e ottiene anche la gimmick di una rockstar. Stile aggressivo, capelli tinti di verde, torna più forte che mai, riesce anche a conquistare i Toku Tag Team Titles insieme a Shinzaki, battendo Kensuke Sasaki e Katsuhiko Nakajima. Dopo un regno abbastanza breve però lascia la Michinoku, dove si sposta, beh, chiaramente in Osaka Pro, e diventa un top heel e leader della stable Bad Force. Nel 2008 si sposta ancora, dove va? Va in Okinawa Pro, il territorio di sviluppo della Osaka Pro, dove cambia nome e gimmick in Shisao, basandosi sui Shisa, delle statue decorative tipiche dell'isola di Okinawa e delle isole limitrofe, che rappresentano delle creature leonine con tratti canini, un leon cane, un caneone, chiamateli come volete. Deriverebbero in realtà dai leoni guardiani cinesi, gli Shi, la cui immagine e tradizione sarebbe stata importata dalla Cina dal XIV secolo per decorare templi e grandi palazzi, ma questa è una cosa che a noi insomma interessa assolutamente meno. Quello che ci interessa è che questo lottatore passa da rockstar a mito da venerare e quindi ha tutto il nostro rispetto, così come il nostro rispetto ce l'avete voi che ci state seguendo da così tanti episodi. Continuate a farlo e se invece siete arrivati da poco, beh, tornate indietro nel tempo e cominciate a recuperare, ci sono più di 300 episodi da ascoltare, quindi non perdete tempo, andate, spulciate, magari cominciate in base a quelli che sono gli argomenti che vi interessano e poi magari entrate anche a esplorare cose che non avete mai toccato con mano. Io intanto vi ringrazio di cuore e spero di aver instillato ancora, anche oggi, una piccola scintilla nel vostro cuore per andare a scoprire un po' di più il mondo del puro reso. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, vi do appuntamento con un Lariatto al giorno. Alla prossima!